pesca è un'arte, perché io compro, guardi, io compro la stoffa alla rete, questa è l'attrezzatura sopra e sotto, la faccio io, questa, uh-huh, e il sotto lo monto io. E quanto ci vuole? Ci vuole, e lo fa sempre. Il mio babbo 80 anni ha fatto il pescatore. Senti che roba, 60 anni di contributi. E com'è la vita del pescatore? È bella. Una volta si lavorava, adesso invece l'attrezzatura moderna è tutta un'altra cosa. Difatti il ragazzo di 23 anni si è licenziato da una fabbrica e è venuto a fare il pescatore con me. Era molto difficile da pescare, perché c'era senza motori, toccava tutta remi, con le reti di cotone, di canapa, che si infranigiavano subito. E dopo è venuto fuori questa nylon e la tortilla, è migliorata la situazione in tutto, insomma, ecco. Ciao Vanessa, un po' dopo una giornata non portate, un po' dopo non portate. Solo che fa vento e non si lavora. Io se devo, se basta posso mangiare il pesce bar, ma se il caldo non si può, come mangiare quel lago. E poi sapete come dico? Il pesce per mangiare il pesce bombe da sporcare la mano, cos'è il pertecaccio, eh? Andiamo lì, quanto è buono il pertecaccio, ma non si dica più quel pertecaccio maledetto che era tanto buono. Un giorno sono andato a pescare con uno che abitava di lì, lo senza lite, ha inchiappato tante regine. È venuto qua un pescatore, questo che fa i dispetti, è venuto qua sopra di lì la scogliera, è venuto a vedere dentro la barca quante regine mi ha inchiappato, e ne ha inchiappato 3 quintali, ne ha inchiappato. Cioè, è andato al bar, sono capito alle guardie a piare il caffè, e io ho detto, oh, Giorgio ti ha fatto 3 quintali di reggenza, la barca piena, vai a fare la multa. E allora, io lavoravo alla Perugina, non c'avevo la licenza, non c'avevo. Però, questo di qui c'aveva la licenza, era... cioè, ci hanno sequestrato le reti, non è che ci hanno trovato a pesca. Ci hanno sequestrato le reti, ci hanno fatto la multa. Quando sono andato a riprendere la rete in provincia, che mi ha telefonato, il secondo fatto, mi ha ridotto la multa, mi ha dato la licenza da professionista e mi ha ridotto la rete. Comunque la pesca è bella.